Buonasera, incontro con questa sera abbiamo il piacere di avere con noi una cittadina di Verbicaro, no? Sì, di Verbicaro. Viviana Silvestri, benvenuta tra noi, come va? No, tutto bene, grazie. Io perché ti ho voluta? Prima perché il tuo paese a me è molto caro, anche perché ci ho insegnato i miei primi anni materie letterarie lì. La mattina prima di andare a fare lezioni, caro Enzo, mi offriva il sindaco un bicchiere di vino con del salame, quindi era quindi, già possiamo dire che Verbicaro è il paese dei sapori e del vino, no? Sì, sono abbastanza famoso per questo. Per questa cosa. Tu ami gli amici? Sì, abbastanza. Reputo, diciamo, loro una parte fondamentale di me. Ecco, te li scegli o che cosa intendi per amicizia? Allora, in realtà i miei veri amici sono davvero pochissimi. Poi gli altri sono semplicemente conoscenti o sì, magari... Capito. Io dico sempre che è nel mio sito... Ho dovuto fare una piccola lezione perché alcuni poi confondono l'amicizia per altro. Esatto. Ho dovuto dire cose che ho insegnato anche ai miei amici, non li chiamavo alunni. Ecco, che amicizia è la parola più bella del mondo, che significa volersi bene e rispettarsi. Non ci vuole niente, però bisogna stare attenti. Non bisogna confondere amicizia per altro. Altrimenti non si è più amici. Esattamente, sì. Tu e la tua famiglia, i rapporti? Sì, io ho un bellissimo rapporto con la mia famiglia, con i miei genitori soprattutto, con mio fratello e anche con, diciamo, i miei cugini. Tu ami i nipotini, mi pare? Sì, un sacco. Oh. Tu sei la coccola di papà o di mamma? Forse più di papà. Mamma è quella più cattivella. Ha capito. Ma generalmente tutte così sono. Le mamme sono più... Le figlie sono più legate ai papà. No, io forse sono più legata a mamma, però papà mi tratta meglio. Che cosa ti vieta tua madre? Mia madre... Vediamo. No, ma allora, non mi vieta nulla. Però si oppone spesso, allora, e volentieri. Ti dà dei consigli? Sì. Come ti diverti a Verbicaro? Allora, Verbicaro è un piccolo paesino molto accogliente e diciamo che passo del tempo in qualche locale, in qualche pub, in qualche bar. Ma mi risulta che tu esci poco? Sì, a Verbicaro sì. Perché? Diciamo, siccome non sto molto a Verbicaro, studio fuori, quelle poche volte che mi trovo cerco di fare un giretto nel paese, ma... E stai con i tuoi maggiormente? Sì, sto con i miei, con i miei amici. Come passi il tempo? Nel mio tempo libero preferisco fare un po' di sport, faccio pilates, ogni tanto faccio una passeggiatina, sì. Studio. Un modo. Passo un po', diciamo, un po' di tempo con i miei amici, con le mie amiche, una chiacchierata. La televisione che cosa vedi? La televisione la guardo poco. Sì, ma d'altra parte anche perché spettacoli e sì, trasmissioni di qualche serie TV, qualche telefilm, però aspetta un la po' che un pochino...
facciamo. Viene, prendi la bottiglia e mesci un po' di cedro così fa freddo e ci riscaldiamo. Questo è del cedro, basta, del cedro fatto in casa. Ah, sì? Sì, per chi brindiamo? Per Tele di Monde. Ma io brindo per tutti coloro i quali che ci vedono, per gli amici della Riviera dei Cedri e perché no anche per i tuoi. Ecco. Visto che è buono? Davvero buono, sì. Io leggo ancora alcune cose che tu hai contrassegnato nel tuo profilo. Sì. Chi dedica il suo tempo a migliorare se stesso non ha tempo per criticare gli altri. Sì. Questa è una bellissima citazione di Madre Teresa di Calcutta. Bellissima. D'altra parte, criticare gli altri sarebbe facile, ma le pettegolezze, le cose... Sono d'accordissimo su questo, anche perché uno deve prima migliorare se stesso. E migliorare se stesso significa migliorare anche i rapporti con gli altri. Certo. Prendere un caffè con un'amica, o con un'amica, o un amico, cosa rappresenta per te? Allora, prendere un caffè con un'amica è magari la giusta scusa, diciamo così, per incontrarla, per vederla, per raccontare qualcosa che è accaduto recentemente, insomma, sì. Per incontrarsi e raccontarsi, ecco. Tu nella vita fai quello che ami, che cosa ami? Sì, allora io nella vita faccio quello che amo, diciamo la tranquillità in primis. Sì. Studio, faccio appunto un sport che niente di particolare, però lo preferisco, ecco, faccio Pilates, mi rilassa, è un modo anche per staccare un pochino. Vai in palestra? No, in palestra ora no, ho fatto danza per circa 15 anni. A Scalea? No, a Santa Maria. Ah, c'è una scuola di danza. Sì. Un detto ancora della grande Rita Levi di Montalcino. Guarda la luce e l'ombra ti cadrà alle spalle. Tu sei abituata a guardare la luce o l'ombra? No, allora io guardo sempre la luce. Quindi l'ombra è meglio. La facciamo cadere dietro, insomma. Benissimo. E ancora altro detto, molto bello, vedete? Nessuna notte buia potrà impedire al sole di risorgere. Cioè, anche se la vita appare buia, il sole sorge alto, e anche la nostra vita, anche il nostro modo di fare, di vivere, dovrebbe essere come il sole che sorge. Tu che cosa ami della vita? Tu che cosa ami della vita? Un po' tutto, diciamo, la vita bisogna amarla, altrimenti... Ma di più che cosa ami? Di più della vita... Ti diverti, ti studi. Sì, la famiglia... Ma già stare con gli amici, stare in famiglia è un fatto importante. Sì. Le cose belle succedono per caso. Uno dei casi più belli della tua vita che ti è capitato? Ultimamente ho incontrato una persona speciale, sì. Diciamo. Che bello. Ho capito. Perché speciale? Perché è capitato in un momento... Non ci si accorge. Esattamente, sì. È capitato... Quando? All'improvviso, ecco. E ti rende la vita più bella? Sì. E precedentemente? Che cosa ti è capitato di bello? Precedentemente... A scuola, per esempio? Sì. Un
incontrare gli amici, incontrare, fare conoscenze, conoscere persone nuove, è sempre una cosa bella, diciamo. Viviana, nel tuo profilo io leggo che hai le qualità di hostess, promoter, modella e fotomodella. Questa tua passione o un hobby, che cos'è? No, è una passione. Una passione? Sì, nel tempo libero, quando diciamo... Promoter, cosa promuovi? Allora, sono nulla di particolare io personalmente. Sì. Ci sono vari eventi dove magari ci sono varie aziende che promuovono qualcosa e chiedono aiuto. Sì. A noi ragazze, insomma. Tu come modella, come fotomodella, mi risulta che hai partecipato a diverse manifestazioni, tue esperienze. Sì, ho partecipato a vari concorsi e anche a varie manifestazioni. Quali, per esempio, vogliamo dirle? Come concorsi? Sì. Sì, allora, più recentemente alla Bella d'Italia e a Miss Italia. Poi a varie sfilate. Bella d'Italia dove? La Bella d'Italia, sono stata finalista nazionale per ben 3 volte. Sì. Quindi 2 volte al Santa Caterina, a Scalea, e una volta in Abruzzo, alla Bella d'Italia delle Nevi. Come ti dicevo, noi siamo stati a riprendere anche la Bella d'Italia a Scalea un paio di anni fa. Ah. Quasi certamente c'eri anche tu, forse. Molto probabilmente, ti daremo il DVD. Sì. Grazie. Hai avuto qualche fascia a Scalea? Sì, sì. Quella del cinema o? No, mi pare Viso TV. Benissimo. Tu sei, e riprendo sempre i tuoi concetti, come il mare che infrangendosi contro gli scogli trova sempre la forza di riprovarsi. Sì. Questo è un detto di Aldo Pepe, che è molto importante. Ecco, quando uno pensa di cadere, deve avere sempre la forza di rialzarsi, insomma. Tu ti rialzi sempre? Ci provo, sì. Che cosa ti fa rialzare di più? Il coraggio, la forza. Ah. Di riprovarci magari e di... Le persone che ti piacciono di più, come devono essere? Descriviamola. Una persona sicuramente semplice, molto obiettiva, sì, schietta e sincera. Mi esce un po' di cielo. Poi lo diamo anche agli amici che sono qui in studio. Adesso prendiamo per voi, ecco qui. Tu come ti chiami? E per Enzo, per tutti e due. Poi te lo diamo un po', non ti preoccupare. Ecco, tu partecipando a delle manifestazioni, sì, ti fanno parlare poco, a quanto pare. Insomma, sì. Sì, benissimo. Le nostre manifestazioni, e il nostro direttore tecnico, il carissimo amico Enzo Caselli, ne sa qualcosa. Una manifestazione intanto diventa valida quando si sta insieme, si dialoga insieme, certo, si sorride insieme, si sta a mangiare insieme, a cenare magari, in altri termini si diventa amici. È normale. Ecco, certo, il difetto delle nostre manifestazioni, e non so se sei d'accordo su questo, io avendo fatto noi diverse riprese anche di Miss Italia, sì, nazionale, ci accorgiamo che le partecipanti vengono messe quasi da parte come se fossero delle persone oggetto, no? Ti è capitato? Diciamo che a me personalmente non è capitato, fanno qualche domandina sulla vita, sì, niente di che, sì. Sul palco, poi niente no, di no, che, no, poi
non ci sta per migliorare lo stare insieme e per diventare amici. Tu osservi senza giudicare, perché? Perché a me, diciamo, non piace molto parlare degli altri, preferisco magari giudicare me stessa se è necessario. Hai nostalgia di qualcosa? No. Tutto ok? Tutto ok. Dice che il meglio di te bisogna riservarlo per pochi. Per chi? Per le persone importanti. Quali? Quali sempre amici più stretti. No, te la dici, tu scegli. La domanda è chiara, guarda. Il meglio di te bisogna riservarlo per pochi. Per chi? Per le persone più importanti, come amici, famiglia. È un'altra parola, oltre all'amicizia, è un'altra parola molto bella, è amore. Sì. Ecco. Io insegnavo anche alle ragazzine, soprattutto alla scuola media, no? Che alla terza media incominciavano già a prendere le prime cotterelle. Che differenza c'è tra amicizia e amore? Allora, con l'amico si sta insieme, si diverte insieme. Quando poi parte l'amico si sente la lontananza, però poi tutto resta ritorna, lì. Insomma. Quando invece sei innamorata, anche con le cotterelle che si prendono alle scuole medie, o in genere poi, che cosa ne viene fuori? Che la persona non solo te la ricordi e ti fa soffrire, ma quando è fuori ti manca moltissimo. Allora in quel caso sei innamorata. Tu sei innamorata? Questa domanda no. No, della vita in genere. Dico non faccio. Sì, della vita sì, sono innamorata. Moltissimo? Mi piace, sì. Ecco, il tuo tempo libero. Con la vita che ti piace molto, ti fa essere ottimista? Sì, abbastanza. Parteciperai ad altre manifestazioni a livello nazionale oppure anche regionale? Per il momento non credo, poi se ci sarà l'occasione avrò anche un po' di tempo libero, certo. Un piacere, insomma. Tornando a Belvitaro, dopo questa chiacchierata con te, il diamante, che cosa ti resta? Anche questa è stata una bellissima esperienza, una cosa nuova. Una bella esperienza. Comunque, noi siamo stati bene, breviamo un altro poco di cielo per terminare. Adesso lo verso io, un goccetto, se no ti fa male. Sì, grazie. Ecco qui. Bene, termina qui il nostro incontro. Io ti ringrazio di essere stato con noi. Grazie. Ringrazio anche Carmine della sua collaborazione ed Enzo Caselli che è qui in regia. Grazie a tutti. Grazie. E buonasera. City wants to buy you rockets, ain't in his head now.